benvenuto a Maurizio Gasparri nell'abitacolo. Buongiorno, di oggi buongiorno. Abbiamo una giornata piovosa a Roma, che è sempre un bel dramma, sì, perché le ultime piogge poi hanno provocato un bel po' di guai. Dissestato le strade di Roma, dissestato a leggere i giornali anche un po' il centrodestra e soprattutto Forza Italia, che è in un momento un po' particolare. Siamo sempre dati in dissesto, poi alla fine abbiamo sempre avuto capacità di, come dire, di presenza forte. Io uso questa immagine in questo periodo. Forza Italia è come la stazione Termini. Se tu hai la stazione Termini, trovi la vita. Trovi il treno in ritardo, con l'orario, freccia rossa, perfino qualcuno che ruba la valigia ci sarà, se uno fa, come dire, lo scippatore, o l'altro trova più occasioni alla stazione Termini che altrove. Se vai alla stazione, anche gli scippatori in Forza Italia, no, sto dicendo che la vita è fatta di tante, cose, in questo senso parlavo della stazione. Comunque il disordine, il capo, qualcuno, qualche furbo lo trovi, un grande partito, qualcuno che voglia far carriera senza averne titoli, può darsi che lo trovi anche, per carità, questo rischio ce l'hai. Altri partiti, partitini piccolini, identitari, mi sembrano una stazione di Priverno Fossanova, che è la stazioncina che sta tra Roma e Latina, dove i treni veloci non si fermano più e passano boom, di corsa, creando solo polvere. Quelli piccolini, locali, o non ci sono più o vanno lenti, e allora meglio stare nella stazione affollata, festosa, anche un po' caotica, perché certo sono, fanno una riflessione serena, non va alla stazione Termini, però meglio la vita che la morta gola. Sta agitando un po' le acque la fidanzata del capostazione. Sì, ma guardi, su questo fatto non intendo alimentare polemiche, la conosco da molti anni, Vegas, e quindi non mi trascinerà su questo terreno. Beh, ne dobbiamo parlare, sì, perché i giornali, guardi, oggi sono pieni. Francesca Pascale, la vidi anni fa, giovane ragazza appassionata militante, che veniva al partito, che partecipava, che esprimeva un vitalismo, poi ha stabilito con Silvio Berlusconi un rapporto, un legame che va assolutamente rispettato. Dopodiché, nella discussione, a volte anche un po' creativa, usiamo questo termine, poi scappano le interviste, le cose, però noi abbiamo avuto il tentativo di molti di fare il polo moderato de-berlusconizzato. Si riunivano, facevano una delibera, faremo i moderati senza Berlusconi. Guardi i risultati. Fini lo ha perseguito in maniera scientifica e ha preso lo 0,% con il suo partito. Poi è arrivato Monti, Monti l'ha fatto meglio il tentativo. Aveva l'appoggio dell'America, della Merkel, del PPE, della CISL, della Confindustria, dei giornaloni, delle banche, di mezzo Vaticano. Stiamo qui raggiungendo con la sua splendida autovettura via della Conciliazione. Allora andiamoci, molti, facciamo molti, il giro da lì oggi. Molti hanno guardato più a Monti che ad altri, e alla fine Monti prese, avendo anche Casini e Fini nella sua squadra, che erano un po' Cassano e Ballotelli, due calciatori, come dire, emergenti, che poi a volte, come Cassano e Ballotelli, non vanno insieme, però insomma, diciamo, no, erano due delfini, sono stati di Berlusconi in epoche e fasi diverse, hanno preso il 10% tutti assieme. Poi adesso ci ha provato a fare il polo de-berlusconizzato, vedi l'esempio comune denuclearizzato, anche Angelina Alfano, diciamoci la verità, io sono molto adoperato per scongiurare scissioni e rotture, perché ne vedevo le ricadute negative sia per chi le subiva, le scissioni, sia per chi le promuove, non danno mai vantaggio a nessuno. Dopodiché anche questo tentativo di Alfano dell'MCD di fare il partito dei moderati, cattolici, apostolici, romani, bravi, belli, educati, che mangiano col coltello alla forchetta, che non fanno i rutti a tavola e frequentano bene, stanno lì che cercano di prendere forse il 4% alle politiche o alle europee. Poi dicono: noi non ci interessa il quorum, mettetelo dove volete, prenderemo il 10%. Poi io li vedo che vengono: oh, ma non si può mettere al 3% sto quorum. Noi dovremo, nei modi e nelle forme che saranno possibili, dire: preferite Berlusconi, che vuole difendere l'Italia anche siccome sono elezioni europee, rispetto a tutte le problematiche dell'Europa, o votate per Schulz, perché attenzione, nessuno si è ancora reso conto che il candidato di Renzi, cioè del PD, alla presidenza della Commissione Europea è Schulz. Se noi oggi dicessimo che i comunisti mangiano i bambini, avremmo difficoltà, perché in realtà il bambino Renzi, come qualcuno ha scritto, non è mia la frase, si è mangiato i comunisti.
Che però Schulz possa diventare il capo dell'Europa è un incubo. Odia l'Italia, i tedeschi già sono arroganti e comandano troppo, non guidando formalmente la commissione che era guidata adesso da un portoghese Barroso. Quindi no a Schulz, che fa male all'Italia. Chi vota Renzi vota Schulz. E voglio dire anche una cosa che dirò a Berlusconi oggi stesso. Attenzione, questa mattina ho visto su un giornale Repubblica rispuntare le tabelline, i realisti, il cerchio magico, non c'è la vecchia guardia. Allora, quando cominciano queste cose sui giornali, poi finisce male. È finito con l'Alleanza Nazionale così. Quando c'è stata la scissione di Alfano, sbagliata, inopportuna, perché ha coinciso, siamo di fronte alla Cassazione, piazza Cavour di Roma, la scissione è nata a cavallo del 4 agosto, ingiusta condanna della Cassazione, e estromissione di Berlusconi dal Parlamento. Guarda caso, sto partito lo fanno in quel frangente là, quando non bisognava farla, vergogna, perché non si fa nel momento di difficoltà di un leader, si sta accanto a lui, soprattutto quando tanto si è avuto. Io credo noi dobbiamo avere tre tipi di strutture: il partito classico, che serve perché hai le elezioni amministrative, hai la vita quotidiana, hai rapporti con le categorie, il lobby, non è che si tratta del lobby, ma se a un certo punto vogliono colpire gli artigiani piuttosto che i farmacisti, gli avvocati piuttosto che le forze dell'ordine, come in questa fase, devi anche avere delle presenze in questi settori, un dialogo per rappresentare in modo trasparente e politico delle esigenze. Un partito fa anche delle scelte, no? Poi deve avere i club, questo moto intorno al leader. Anche, attenzione, Berlusconi, che a volte sembra dire cose banali, dice cose giuste. Il club lo vede anche come una struttura sul territorio che va a parlare con l'elettore indeciso, che dialoga con l'anziano, che casomai c'ha il problema di non capire una bolletta come si legge, che casomai ha bisogno di un'assistenza sanitaria perché è bisognoso e ha problemi. Quindi Berlusconi ha detto: dobbiamo vedere se i dentisti piuttosto che i medici, che le categorie che si rivolgono a noi, vogliono mettere a disposizione un pacchetto di ore di loro diciamo operare, di loro agire a favore di uno povero. Non ci può essere una persona che non si può curare i denti, quanti ce ne sono. Poi c'è la rete, noi stessi siamo nell'abitacolo, poi finiamo sul web, quindi giriamo, e lei che ci conosciamo da 20 anni, in una situazione inedita con la webcam che ci riprende. Poi sulla rete speriamo che qualcuno ci ascolti, ma sicuramente ci sta qualcuno che ci ascolta. Allora, stamattina ho fotografato a Piazza del Gesù il palazzo col cartello affitto, si hanno messo su Twitter come cambiano i tempi. Ma la cosa che mi ha impressionato è che invece c'è un bel cartello grande affitto, c'è un cartellino giallo, piccoletto, scritto affitta, sì, che non è all'altezza del luogo comunque, no, storico, anche perché poi lì vicino c'è stato il ritrovamento del cadavere di Moro, adesso è riscoppiata questa altra storia, che mi fa veramente indignare, di questi bufali intorno al caso Moro. E quindi insomma alla fine ci sono, cioè, perché siamo sicuri che siano bufale? Totalmente, ne ho la certezza ideologica, giudiziaria e culturale, cioè, non c'è dubbio che sia una bufala. Le do anche un'altra indicazione: quest'estate in Posimato, anziano magistrato ormai da tempo in pensione, ha dato alle stampe un libro che ha avuto un immeritato successo, che ha avuto, pensi lei, la prefazione di Esposito, quello della Cassazione, che in un incerto italiano leggeva sentenze contro Berlusconi. Esposito, la prefazione, dice: ah, questo libro è una meraviglia, che bellezza, e raccontava questo libro, pensi lei, che nella casa dove era prigioniero Moro, al piano di sopra c'era un appartamento dove l'esercito italiano, servizi segreti americani stavano in questo appartamento. Però hanno rinviato il blitz per salvare Moro e poi, porca miseria, gliel'hanno ammazzato sotto il naso. E questo appartamento, c'erano i turni, fuori da questo appartamento c'era un tendone frequentato da militari, centinaia di persone erano intorno a questa cosa. Ora, Esposito fa la prefazione, Imposiato fa il libro, se erano centinaia di persone che hanno fatto questo lavoro, dopo 40 anni ce ne sarebbero stati 1, 5, 10 che raccontavano sta verità. Che fanno? Il Posimato fa il libro sulla base di email che gli manda un tizio sotto un certo nome, che era lo stesso che aveva fatto lo stesso lavoro 20 anni prima, un mitomane. È stato incriminato l'ispiratore del libro di Imposimato, lei che è un attento, forse l'ha letta questa notizia. Adesso stiamo alle solite, c'è un altro che da Torino tira fuori la lettera del poliziotto che dice a futura memoria: sono tutti morti, morirò di cancro tra 6 mesi, prima di morire devo scrivere questa cosa. Che Tizio e Caio, due poliziotti, guarda caso, morti pure loro, tutti morti sono. Ma che cazzate si dicono? Bisogna arrestare oggi stesso chi propala queste notizie.
Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse, che erano comuniste, che erano spalleggiate da mezzo mondo, dall'est europeo. Conosciamo la storia, conosciamo gli assassini. Che poi un servizio segreto possa aver infiltrato questo quel movimento è un'altra storia. Pure frate Mitra era stato infiltrato dallo Stato, era un ex sacerdote, un religioso, molti non lo ricordano, che fu infiltrato nelle Brigate Rosse e fece arrestare Curcio, che era il capo e fondatore delle Brigate Rosse. Vabbè, quello era il compito proprio. E anche quindi ci può essere, ma anche io mi auguro che in questo momento lo Stato abbia alcuni infiltrati tra i NOTAV, tra movimenti violenti, per avere delle notizie. Questo fa parte dell'investigazione. Pure. Ho due cose ancora da chiedere. Uno, bloccherà il bilancio di Forza Italia come leggo oggi? No. No. Voglio che ci sia un ufficio politico, un organo politico, questa cosa di fare le cose bloccando il bilancio. Perché è emersa questa cosa? Le spiego perché. Leggendo le nuove leggi sul finanziamento dei partiti, i partiti, benché perderanno il finanziamento pubblico, sono tenuti, e lei è esperto anche di questa materia, a una serie di adempimenti, di atti. Anche prima c'erano queste obblighi, adesso sono ancora più forti, di approvazione di bilanci, ci sono delle figure, degli organismi che devono esistere. Per cui Forza Italia dovrà avere degli organismi che fanno questi adempimenti. E l'ultimissima domanda, siamo quasi davanti a quel palazzo del Senato. Verrà cancellato davvero? O le no? Dico la mia sincera opinione, io sono per, temo di no, perché la resistenza degli apparati, io però sono per un'abolizione totale. Io questa storia del Senato dei bambini, con 21 che rinomina il Presidente della Repubblica, i sindaci, l'importante è che non si paghino, io dico sempre scherzando, le tartine chi le porta a questo partito? Mi dico la mia proposta qual è? Molto semplice, abolizione totale del Senato. Abolizione del CNEL. Il CNEL ha sede, ci vado al prossimo giro in macchina, a Villa Lumbini, che è un bel posto, centralissimo, sta dentro Villa Borghese ma vicino a Piazza del Popolo e Piazza delle Famiglie. C'è la metropolitana, c'è il trenino Roma Viterbo, si raggiunge Palazzo Chigi a piedi in pochi minuti. Lì ci si mette la conferenza Stato-Regione, che adesso si riunisce in un luogo confuso, a Via della Stamperia, vicino a Via del Tritone, c'è una stanza che sembra non la stazione Termi, la stazione del Bangladesh, proprio sembra una situazione da su. E il Senato lo si abolisce, cioè, poi che fanno i senatori? Ipotesi A, niente, cioè, vanno i privati cittadini. B, chi come me ha il virus della politica continua, si candida, politica, si può candidare alla Camera, alla Regione, al Comune, a fare il politico senza essere eletto, se ha una passione politica, ci sono partiti, fondazioni, associazioni. E terzo, non lo so, insomma, ci prova e non ci riesce, il mondo va avanti lo stesso, insomma, come si dice, i cimiteri sono pieni di persone che si ritenevano indispensabili, no? È morto Agnelli, la Fiat forse va meglio adesso con Marchionne che con Agnelli, quindi poi il mondo andrà avanti. Vabbè, facciamo gli scongiuri per noi, per i presenti. Vabbè, ancora un po' di tempo. Ci facciamo semplicemente gli auguri di durare ancora. Noi duriamo a lungo. Grazie per la visita.